Poi c'è un'altra proposizione. Date due funzioni a scalino f e g, esse possono essere scritte, rappresentate f uguale somma per i che va da 1, stavolta scriviamo a lambda con i, funzione caratteristica di a con i, di con i, A con I, B con I, cioè usando gli stessi intervalli. Usando gli stessi intervalli. Ok? Ovviamente non le stesse costanti, perché le funzioni sono diverse. Esempio, f uguale 3, funzione caratteristica di 0,3, più 2, funzione caratteristica di 1,5, g uguale 2, funzione caratteristica di meno 1,2, più 3, funzione caratteristica di 4,6. Allora, f si può scrivere come 0 per la funzione caratteristica di meno 1, 0, più 3 per la funzione caratteristica di 0, 1, più 5 per la funzione caratteristica di 1, 2, più 5 per la funzione caratteristica di 2, 3, più 2 per la funzione caratteristica di 3, 4, più 2 per la funzione caratteristica di 4, 5, più 0 per la funzione caratteristica di 5. È un modo più complicato di scrivere. Allora, questa funzione variva 3 da 0 a 1, 5 da 1 a 3 e 2 da 3, da 3 a 5. Questa funzione vale 0 fino a 0, 3 fino a 1, 5 da 1 a 2, 5 da 2 a 3, 2 da 3 a 4, 2 da 4 a 5, e quindi è esattamente la stessa funzione, soltanto ho spaccato in un numero maggiore di intervalli, cioè ho introdotto questi due intervalli che non sarebbero necessari perché la costante davanti ci sta a 0, e poi l'intervallo 3,5 l'ho spaccato in due pezzi, l'intervallo 1,3 pure l'ho spaccato in due pezzi, e l'intervallo 0,1 invece non l'ho dovuto spaccare. Quindi ho fatto, invece di avere 3 intervalli, me ne sono venuti 7, 3, 5, 7, perché due intervalli li ho spaccati in due pezzi e quindi sono diventati 4, e poi ho introdotto due intervalli in più, fai essere. La stessa cosa per la G, quindi G la posso scrivere come 0 per la funzione caratteristica di meno 1, 0, poi, ah scusate, 2 per la funzione caratteristica di meno 1, 0, più 2 per la funzione caratteristica di 0, 1, più 2 per la funzione caratteristica di 1, 2, più, 0 per la funzione caratteristica di 2, 3, più 0.
0 per la funzione caratteristica di 3, 4, più 3 per la funzione caratteristica di 4, 5, più 3 per la funzione caratteristica di 5. Anche qui sono passato da 2 intervalli a 7, perché ho dovuto introdurre questi due intervalli nuovi in cui la funzione valeva 0 e ho dovuto spaccare questo intervallo in 3 e questo intervallo pure, quindi ho introdotto questo intervallo in 2, scusate, quindi questo da 1 diventa 3, questo da 1 diventa 2, quindi diventano 5, più due intervalli su cui la funzione valeva 0 e quindi anche qui 7 intervalli. Però adesso se andate a guardare F e G, ho usato gli stessi intervalli e vedete che ogni volta che cambio intervallo una delle due, almeno una delle due funzioni cambia valore. Ma vedete, questa non è la scrittura migliore, cioè gli intervalli sono due disgiunti, ma gli intervalli non sono massimali. Però nel momento in cui ho spaccato questi intervalli l'ho fatto perché così ho usato gli stessi intervalli sia per la F che per la G. Allora vedete, da meno 1 a 0 la prima vale 0, la seconda vale 2. Da 0 a 1, vedete, questa vale ancora 2, ma questa ha cambiato valore. Quindi qua non potevo diciamo unire questi due intervalli per fare un intervallo unico, e allora non lo faccio neanche di là. Poi da 1 fino a 2 questa qui cambia valore, da 2 a 3, da 1 a 2, da 2 a 3 questa non cambia valore, ma questa sì. Da 3 a 4 la prima cambia valore, da 4 a 5 la prima non cambia valore, ma la seconda sì. Da 5 a 6 la prima cambia valore, poi da 5 a 6 questa non è 0, poi da 6 in poi sono tutte e due 0. Quindi se volete ho dovuto usare questi 7 intervalli, e questa è la rappresentazione migliore che posso fare per usare gli stessi intervalli per le due funzioni. Per quale motivo? Perché semplicemente quando cambio uno di questi intervalli almeno una delle due funzioni cambia il valore. Quindi posso sempre fare questa rappresentazione, perché diciamo la dimostrazione formale procede: prima si scrive F e G, si scrivono con una rappresentazione con intervallo a 2 e 2 disgiunti, e poi si fanno le intersezioni di tutti gli intervalli che servivano per rappresentare la F con tutti gli intervalli che servivano per rappresentare la G. Su quelle intersezioni sia la F che la G sono costanti. Infatti quando andiamo a scrivere, a prendere uno di questi 7 intervalli, su ciascuno di questi 7 intervalli sia la F che la G sono costanti. Allora, a questo punto, se io, sempre nell'esempio, voglio fare F più G, questo come lo posso scrivere? Sull'intervallo meno 1, 0 mi viene 0 più 2 che fa 2, da 0 fino a 1 una fa 3, l'altra fa 2, quindi viene 5, da 1 fino a 2 5 più 2 fa 7, da 2 fino a 3 viene di nuovo 5, da 3 fino a 4 viene 2, da 4 fino a 5 viene di nuovo 2 più 3 che fa 5, e da 5 fino a 6 viene 0 più 3 che fa 2. Quindi come vedete è molto comoda questa rappresentazione per poterle per esempio sommare, perché se le devo sommare, oppure se devo moltiplicare F per una costante e poi sommarla alla G, oppure se devo moltiplicare sia F che G per due costanti diverse e poi sommare, cioè fare una combinazione lineare, la rappresentazione, gli intervalli usati nella rappresentazione non cambiano, e quando vado a fare la somma semplicemente intervallo per intervallo farò la somma delle costanti delle funzioni che devo sommare. Se non lo voglio fare nell'esempio ma lo voglio fare in generale, una volta che ho usato gli stessi intervalli, semplicemente la funzione F più G, chi è?
è la somma di i che va da 1 fino ad h di lambda x di un numero i per la funzione caratteristica di agonismo. Questo, quindi vedete, se io posso usare gli stessi intervalli, cosa che ripeto ho fatto con un esempio, non dimostro in generale, ma ormai ci si può credere, e quindi quando faccio la somma f più g devo semplicemente usare gli stessi intervalli e fare la somma delle costanti. Beh, allora da questa proposizione discende un corollario. Che l'integrale di f più g, diciamo, sia una f g a scalino. Allora l'integrale di f più g su r è uguale all'integrale di f su r più l'integrale su r. Perché? Dimostrazione, l'integrale di f uguale somma per i che va da 1 ad h di lambda con i per d con i meno a con i. L'integrale su g su r di g è la somma per i che va da 1 ad h di mu con i per d con i meno a con i. L'integrale di f più g è uguale a somma per i che va da 1 ad h di lambda i più mi per b con i meno con i. Vabbè, a questo punto sviluppate e trovate che questo è uguale all'integrale di f più l'integrale di g. È banale. Quindi sulle funzioni a scalino l'integrale rispetto alle somme. In verità, se qua ci metto alfa f più beta g, cioè ci metto le costanti avanti, non cambia niente. Qua ci metto alfa f più beta g, qua mi viene alfa, anzi l'alfa la scrivo direttamente fuori, qua scrivo beta direttamente fuori, qua ci viene alfa, viene fuori. E qua verrebbe alfa più beta. È chiaro anche qui, per le proprietà della tradizione della moltiplicazione sviluppando, vi viene di quello uguale a alfa volte integrale di f più beta volte integrale di g. Cioè l'integrale sulle funzioni a scalino rispetta sia le somme sia le combinazioni lineari, cioè l'integrale di f più g è uguale all'integrale di f più l'integrale di g, l'integrale di lambda f è uguale a lambda volte l'integrale di f, oppure l'integrale, si può dire in un colpo solo, l'integrale di alfa f più beta g è uguale a alfa volte l'integrale di f più beta volte l'integrale di g. Con ciò abbiamo pressoché stabilito, diciamo, almeno le proprietà essenziali dell'integrale sulle funzioni a scalino. Poi il problema è che noi non vogliamo fare l'integrale delle sole funzioni a scalino. Quindi abbiamo fatto sulle tutte le funzioni a scalino, poi abbiamo fatto più che tanta altro, abbiamo fatto tanti piccoli ragionamenti per capire. E siccome questa integrale rappresenta una certa quantità geometrica, questa quantità geometrica non dipende da come vado a scrivere algebricamente la funzione a scalino. Se lo volessi dimostrare per bene, dovrei usare più algebra e meno geometria. Però, diciamo, per quello che serve a noi, basta che ce ne cominciamo. Adesso il problema è: qui arriva l'aspetto sostanziale della questione.
Allora, comincio da un esempio che c'entra, anche se fino a un certo punto, però c'entra con il concetto essenziale che voglio dire. Supponiamo che io voglia calcolare l'area di questa punta. Da una parte sono convinto che questa figura abbia un'area, vedremo poi, non quest'anno, l'anno prossimo, che analizzerete invece la fate con me, che non tutte le figure hanno un'area. Tuttavia quest'area non la posso fare come per il rettangolo base tratto, supponendo che questo sia un rettangolo base per altezza. Allora che posso fare? Allora, già se volete calcolare l'area di questo, del pavimento, insomma della parte che si è dovuta pavimentare di questa aula, che siccome gli aggradini, cioè anche per questione delle sezioni verticali, sono stati pavimentati con lo stesso mattonello, B è facile, perché l'area ha una conformazione irregolare, diciamo l'aula ha una conformazione irregolare, anche se è un'unione di poligoni, questi poligoni, supponendo che i lati siano dritti, sono poligoni, però oltretutto non solo non è facile, ma non è neanche corrispondente all'area delle mattonelle che sono state utilizzate. Per quale motivo? È chiaro che è stata utilizzata un'area di mattonelle in totale superiore a quella della pavimentazione. Poi ci saranno stati alcuni scarti, alcuni rifili, ritagli di mattonelle che saranno stati buttati. Chiaro? Allora, insomma, un primo concetto è chiaro, io devo andare per approssimazione. Allora, qualcuno mi sa dire come posso fare ad approssimare quest'area? Vabbè, una cosa molto semplice. Io introduco una quadrettatura, per esempio, sul fianco. Allora, diciamo che questa è sempre, supponendo che il professore sia bravo a disegnare, cosa che non è, ma comunque supponiamo che questi quadrati siano di 1 bilato, siano quadrati e siano, abbiano un lato pari a 1. Allora noi possiamo dire solo una cosa, che quest'area, che possiamo dire? Ehi, sveglia! Se questi 4 sono quadrati e hanno un lato pari a 1 e i 4 quadrati mi coprono tutta la figura, cosa posso dire? Che l'area è minore o uguale di 4, maggiore o uguale non so niente. Adesso cosa posso fare? Andiamo a dividere ogni quadrato in 4. Adesso vedo che cosa. Ecco, facciamo passare proprio contorno della figura per questo vertice. Manca bravo. Comunque vedo. Quindi io sapevo che la mia area A era compresa tra 4 e da sotto 0. Non lo sapevo quanto era. Era sicuramente maggiore di 0, però da sotto non riuscivo a trovare una stima. Adesso io vado allora marchio con
con reticolato i quadrati che sono usciti fuori dalla figura, i quadratini che sono usciti fuori dalla figura, e marchio con semplicemente le stecche oblique quelli che stanno tutti con le dentro la figura. Adesso cosa posso dire sulla mia figura? Che area ha? Quindi la mia area è compresa tra quanto? Dall'alto? Mamma mia, sei capace di fare un buco. Che numero ci devo mettere qua? No, dimmi. 13 16, alla fine arriva qua un ottavo, perché di questi 16 quadratini stavolta due sono interni, tre sono esterni e gli altri sono mezzi dentro e mezzi due, un po' dentro un po' fuori. Cosa noto? Quindi l'approssimazione migliora. Io già so che se devo usare mattonelle, quello è un quadrato di un metro di lato, se devo usare mattonelle 25x25 me ne devo guardare 13-14, perché una si potrebbe rompere, no? Poi l'altra le devo rifilare, tagliare, eccetera. Solo due non le devo rifilare, anzi, quindi in realtà probabilmente ne devo guardare più. Ogni volta che vado a fare quei tagli curvi può essere che c'è una probabilità di rottura. Supponendo di utilizzare mattonelle più fini, cioè dividiamo tutto tutti i lati a metà, di aver... no, questo qua non lo dico, e questo non lo dico, ok, anche questo lo devo dire. Stavolta mi pare questo l'ho diviso due volte perché qua l'avevo fatto troppo largo. La faccio prima per non fare macello sulla figura, faccio prima a fare così. Supponiamo che la figura era fatta così. Stavolta il quadrato invece di essere più largo e più piccolo, ma insomma più o meno. Adesso che succede? Ci sono altri quadratini che io posso marcare che sono andati a finire fuori, per esempio questa fuori, questa fuori, questa fuori, questa stanno fuori, altri che stanno fuori non ce ne sono. Adesso però ce ne sono tanti che sono andati a finire dentro, quindi questo, 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 sono andati a finire dentro, tutti gli altri sono un po' dentro, po' fuori. Adesso quindi cosa posso dire? I quadratini che sono andati a finire fuori sono 7, quindi la mia area era 13 sedicesimi, è stata spaccata in quarti, quindi sono 13 sedicesimi e come moltiplicare numeratore e denominatore per 4 sono 52 64esimi.
52 64esimi, 52 meno 7 fa 45 64esimi. Da sotto erano 2 sedicesimi, sono diventati 8 sedicesimi più tutti questi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 8 e 15 fa 23, 64. È chiaro che questo procedimento è lungo e penoso, però l'approssimazione migliora. Se io volessi adesso dare una stima dell'area, non quella delle mattonelle, ma dell'area vera, della figura A, e direi vabbè, piglia 23 e 45 e fa la media, 23 e 45 fa 68, la media fa 34, fa 34 e 64 esimi, più o meno 11. Così si fanno le misure. Se andate a chiedere al professor Betta, fate vedere la misura, dice la misura non è un numero, ma è un intervallo. Quindi c'è 34 e 64 esimi, più o meno 11. Ora, nella realtà così si fa, a un certo punto ci si arresta, ma nulla mi impedisce teoricamente di andare avanti. Cos'è n? Questo è, lo chiamiamo la con 1, diciamo, questo lo chiamiamo primo e questo lo chiamiamo secondo, questa è l'approssimazione dal basso, questa è l'approssimazione dall'alto. Questo lo chiamiamo A secondo 2, questo lo chiamiamo A primo 2, questo lo chiamiamo A primo 3, questo lo chiamiamo A secondo 3. È chiaro che procedendo in questo modo, se ogni volta divido per 2 il lato della figura, avrò per ogni n una prima n e una seconda n. Io avrò sempre un'approssimazione del tipo A compreso tra A primo A secondo n dall'alto e A primo n dal basso, poi faccio tendere n a infinito. Se ambedue queste approssimazioni tendono allo stesso valore lambda, se ambedue queste approssimazioni tendono a lambda, dico che esiste l'area, dico che l'area è all'area. Chiaro? Dice, ma perché può succedere pure che non convergono allo stesso numero? Può succedere che non convergono allo stesso numero. Se non convergono allo stesso numero, mettiamo da sopra converge a 0,521, da sotto converge a 0,519, non è soddisfacente. Praticamente può essere soddisfacente perché una cosa, vabbè, c'è un'area compresa da 0,519 e 0,520. Dal punto di vista matematico non è affatto soddisfacente, perché qual è l'area? Qual è il numero in quell'intervallo? In quell'intervallo ci sono infiniti numeri, come tra 0 e 1000. Ci sono infiniti numeri reali. Qual è il numero reale corrispondente all'area? Noi vogliamo che questo numero sia unico. Allora, affinché sia unico, vogliamo che questa approssimazione dall'alto e dal basso convergano allo stesso. Se capita questo, diciamo che c'è. Con gli integrali è la stessa cosa, ricordate che gli integrali sono aree. Allora, adesso diamo la definizione di integrali di limite. State attenti che questa, al pari della derivata, è una delle, e di quella del limite, è una delle 3-4 definizioni più importanti del corso. Non la facciamo con i limiti, ma stavolta la facciamo con estremo superiore e estremo inferiore. È una, un modo diverso di cuocere la stessa zuppa. Thank you.
Allora, sia f da r in r una funzione limitata e nulla fuori di un intervallo. Esempio, non è detto che la funzione debba essere continua, ma io in questo esempio la faccio continua. Non deve essere neanche per forza positiva, e quindi almeno nell'esempio faccio vedere che può scendere anche sotto a zero. Anzi, facciamo l'esempio, il grafico lo ridisegno un po' più grande, perché poi ci devo fare delle altre figure sotto. Facciamo un bel grafico un po' più grande. Che vuol dire limitata? Vuol dire compresa da due costanti. Cosa vuol dire nulla fuori di un intervallo? Vuol dire che al di fuori di un certo intervallo la funzione vale 0. Quindi sostanzialmente, a meno della parte che coincide col grafico, a meno della parte che coincide con l'asse della scissa, il grafico della funzione risulta scatolato in un bel rettangolo. Ok? Quindi io posso fare una finestra dentro la quale c'è tutto il grafico della mia funzione. Adesso chiamo S più uguale l'insieme delle funzioni phi da R in R a scalino, oppure possiamo chiamare S l'insieme delle funzioni a scalino. Questo S sta per ricordare che è un insieme di funzioni a scalino, tali che f di x è meno uguale di phi di x per ogni x a partire. Questo si chiama insieme delle funzioni a scalino maggioranti. Funzione a scalino che è maggiore a f. Una funzione a scalino che è maggiore a f, per esempio, è questa. Questa funzione è una funzione a scalino maggiorante la f. Poi chiamiamo s meno la stessa cosa, solo che stavolta devono stare di sotto. Queste sono le funzioni a scalino minoranti. Per esempio, funzione a scalino minorante fa così. Aspetta, mettiamo proprio 0, guardate. Come vedete, c'è una funzione a scalino di sopra. Anche qui mi sono dimenticato, se portavo i gessetti colorati era meglio. È una funzione a scalino di sotto. Poi chiamiamo A più, che cosa? L'insieme degli integrali delle funzioni a scalino maggiorante. Chiamiamo A meno insieme S più, in realtà mettiamoci che dipende da F, perché questi S più e S meno
sono definiti a partire da F, quindi S più di F la meno uguale integrale dell'FI da di che FI a partire da S. Adesso questi sono due, si chiamano classi numeriche, cioè sono due sottoinsiemi di R. Supponiamo che x appartenga da, diciamo, chiamiamolo non x, chiamiamolo in un altro modo, perché x indica la variabile, è meglio chiamare in un altro modo. Supponiamo che a appartenga da meno e b appartenga da più, allora chiaramente a è minore o uguale di più. Allora a chi è? È l'integrale, per esempio, poi e qua mi risulta veramente, vabbè, faccio soltanto la parte tra i due. No, mi conviene fare così. Mi conviene non andare ad annerire solo, diciamo, a imbiancare solo la parte compresa tra i due grafici di funzione. Quella che io sono andato a tratteggiare con linea obliqua continua, cos'è? La parte compresa tra il grafico di una funzione a scalino che sta sopra e il grafico di una funzione a scalino che sta sotto. Cioè sarebbe l'integrale della funzione a scalino di sopra di una funzione a scalino di sopra meno l'integrale della funzione a scalino di sopra. Cioè sarebbe b meno a. Diciamo, l'area di quella parte tratteggiata è uguale proprio a b meno a. Allora, stavolta l'area non si conta positiva sopra e negativa sotto, no, perché quella è una differenza, cioè prendete qua, per esempio, se qua la funzione di sopra vale meno 5, la funzione di sotto vale meno 7, questo pezzo di area si conta positivo perché, diciamo, se quando vado a fare la differenza, uno vale meno 5, l'altro vale meno 7, la differenza è sempre più 2, quindi tutte queste aree qui, quando vado a fare b meno a, si contano tutte quante positive. Cioè sto dicendo che nelle funzioni a scalino, avevo dimenticato di dire che se una funzione è più grande e una funzione è più piccola, l'integrale della funzione più grande è ovviamente più grande dell'integrale della funzione più piccola. Cosa che ho ripreso qua, ho detto, perché questa funzione è più grande? Perché questa funzione è più grande di f, questa funzione è più piccola di f, quindi quando vado a prendere l'integrale di una funzione maggiorante, l'integrale di una funzione minorante, ci sta f in mezzo, quindi l'integrale b, un numero che sta qua dentro, è sicuramente più grande di a, un numero che sta qua dentro. Quindi queste due classi numeriche sono separate, cioè a più è l'approssimazione dell'integrale della mia funzione f dall'altro, a meno è sono le approssimazioni dell'integrale della mia funzione f dal basso. Secondo voi, quando si dirà che la funzione f possiede l'integrale? Vediamo se succede la mia. Un'ora e mezza, o quasi due, sono voluti per portarvi fino a questo punto. Quando dirò che esiste l'integrale della funzione f? Non quando a più uguale a meno, quando però l'idea è quella, cioè l'estremo superiore di a più deve essere uguale all'estremo inferiore di a meno, cioè quando le classi, oltre a essere separate, sono anche contigue. Se sono contigue, in mezzo c'è un unico elemento di separazione e quindi per definizione l'integrale. Quindi definizione f da r in r
limitata, diciamo come sopra, si dice che f è integrabile secondo Riemann se e solo se, per definizione, l'estremo superiore di A- è uguale all'estremo inferiore di A+. Fate attenzione che qui il minore uguale vale sempre. La definizione consiste nel fatto, diciamo, si dà quando qua non sussiste solo il minore uguale, ma sussiste l'uguale. E si pone integrale su f di f di x in dx, oppure si scrive anche integrale da meno infinito a più infinito di f di x in dx, uguale all'estremo superiore di A meno che è uguale all'estremo inferiore di A. Questo, sappiamo la separazione, questo non c'entra niente o quello di meno. Ok? Quindi questa è una definizione che uno, se vuole pigliare l'esame di analisi, la deve sapere. Quando è che una funzione è integrabile secondo Riemann? Quando l'estremo superiore degli integrali delle funzioni a scalino minoranti è uguale all'estremo inferiore degli integrali delle funzioni a scalino maggioranti. Possono essere diversi? Sì. Quindi non tutte le funzioni saranno integrabili secondo Riemann. Chi è più grande da questi due numeri? In generale questo qua è sempre più piccolo di questo. Se questi due numeri, quindi perché abbiamo detto le classi numeriche sono separate, se le classi, quelle due classi numeriche sono contigue, cioè se quei due numeri sono uguali, si dice che la funzione è integrale secondo me. Va bene? Vediamo se abbiamo qualche minuto ancora. No, dobbiamo finire giusto in tempo. Domani vediamo, partendo da queste definizioni, vediamo se riusciamo a farle tutte, ma insomma, se non le facciamo tutte riusciremo a fare buona parte delle proprietà dell'integrale.